Oggi è venerdì 13, siamo qui al laghetto del fotovoltaico. Come vedete dalle immagini, una tartaruga è là sola, abbandonata. Tantissimi pesci ancora presenti. Professore, qua è un'emergenza. È un'emergenza, ne abbiamo visto ancora un'altra che si è immediatamente nascosta. Io non ho gli stivali, se no andrei a prenderla. Qui ci sono dei ragazzi con noi che ci hanno detto anche delle cose interessanti. Di quello che era un tempo questo ambiente, questo laghetto, dove hanno vissuto una parte della loro gioventù. Voi abitate qua? Sì, abitiamo qua vicino. E com'era la situazione? Tempo fa, quando venivamo, che eravamo piccoli, era si bello. Poteva anche fare quasi il bagno, era bella pulita l'acqua. E avevo portato anch'io la tartaruga tempo fa. Ah, e cosa è successo in questi anni? Che non l'hanno più curato e si è cominciato a formare tutto questo sporco, poi la gente continua a buttare cose dentro. Però mi hanno detto che anche molti ragazzi, magari voi li conoscete anche, non so, noi trattavano tante... male anche le tartarughe, ho sentito anche che gli tiravano i sassi. No, noi di solito volevate bene. Venivamo a volte quando vedevamo qualcosa a riva, tipo lattine, le toglievamo. Ah, bravo. Molto bene, molto quindi bene. Quindi vi dispiace, no, che questo luogo sia stato così abbandonato? Sì, comunque è sempre stato un punto, dove andiamo? Di ritrovo per voi ragazzi, di gioco anche, no? Perché qui intorno il verde, il giardinetto, gli alberi, no? Si prestavano alla vostra giochi. Continua a riprendere quella povera tartaruga che è rimasta orfana delle sue amiche. E anche tra l'altro bella grossa. La prossima volta che vengo mi porto gli stivali in macchina e la vado a prendere. Mi porto anche del pane, una reticella. Professore, qui dobbiamo fare un appello in questo video. A chi ci ascolta da casa, a chi può intervenire qui. Sì. Ci sono ancora degli animali, dei pesci, delle tartarughe in un'acqua che ormai è putrida, calda e si sta evaporando. Non si può far finta di niente, è vero Piero? E quello che più conta, vorremmo conoscere dagli amministratori, dai responsabili, la situazione reale. Cosa intendono fare? Rimarrà così questo laghetto semi vuoto, abbandonato, putrido, puzzolente, con degli ancora animali dentro? Oppure c'è in programma, in progetto, una bonifica che sia fatta il più presto possibile? Chiediamo una risposta agli addetti ai lavori. Questo stato non può rimanere così. Assolutamente no, assolutamente no. Va bene, professore. Chiudiamo questo servizio, questo video appello qua. Un video appello. Sono ormai passati 15 giorni. Io mi rivolgo ai volontari e all'assessore. No, l'assessore, quello che è venuto, il volontario. Consigliere Ravazzi. Consigliere Ravazzi, se ci sente, se ci vede, al consigliere Ravazzi e a tutti i volontari dell'Orto Botanico e della Protezione Civile di venire a terminare il lavoro fatto e salvare il più possibile. Posso capire che qualche pesce sarà sacrificato, perché è anche una situazione difficile da gestire. Ma le tartarughe sono evidenti, basta un attimo di attenzione e le si scovano. Certo. Qualcuno ha detto che ce n'è circa 4 ancora. 2 le abbiamo viste, però le altre... Più che altro farci sapere anche i tempi di intervento per finire l'opera, per finire il lavoro. Certo, noi siamo disponibili. I ragazzi qui siete disponibili? Certo. Sì. Ce li avete gli stivali? Sì, li scopriamo. Possiamo fare qualcosa anche noi. Allora ragazzi, aspettiamo qualche giorno. Se non faremo qualcosa. Aspettiamo qualche giorno. Sì, magari la prossima settimana ritorneremo. No, la prossima settimana qua bisogna venire assolutamente a recuperare sicuro le tartarughe, che sono quelle più facili da prendere. Va bene. Va bene, arrivederci a tutti.
Svegliati Alessandro. Arrivederci. Ciao ragazzi. Posso sapere come si chiama il sito? Noi